Questi giorni di quarantena bisogna proteggersi dai cattivi pensieri. Come va? Ti vedo un po' giù, sempre in casa. Però devi reagire, dai, dai, non puoi continuare così. Su, 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 devi reagire. Dai, dai, non buttarti giù! Cifi, afa, mofo, rofo, tefe, ifi, kafa, sofo, difi, stafa. Prefe, ifi, quafa, rafa, tefe, nafa. Cosa avrò voluto dire? Ci siamo rotte il cazzo di stare in quarantena. Ah, Ma vaffan... Guarda, in questi giorni di quarantena, un po' come se nessuno mi vedesse. Mi sento come se fossi un fantasma. È ora di mangiare. Dica, ha bisogno? Oh. Ciao Angela e Nicola, io sono Upanar. Sono a secco di cibo. Non è che mi mandereste su un poco e salsa? Aspettano poco. Ti vanno bene questi? Sì. Grazie. A voi un poco di verdura con le patate e i fagioli bianchi? Metti quello che ti pare, Angela. No, dopo la devo cucinare ancora. Aggiornami pure domani, tanto domani sono a casa tutto il giorno. Sì, anche dopodomani. Sì, anche dopodomani. Sì, anche dopodomani. Anche dopodomani.
Anche dopo domani. Ma dove cavolo è? L'avevo messo qua. Raga, avete visto il mio anello? Cosa? L'anello. Quello rosa? Esatto. Ah, quello del... dico questo? Ma, Janet... Janet! Ma come fai? Mi hai rubato l'anello e anche il clopte! Ah, Janet! Carina. In questi giorni di quarantena non è per nulla facile, ma a volte devo proprio farlo. Stacco il cervello e lo metto al fresco, così rimane protetto, conservato e bye bye paranoia. Questo è quello che facciamo in quarantena. Le palle le facciamo girare noi. Eccoci, buonasera signora ministra. Può per favore parlarci delle misure future rispetto all'emergenza? Certamente. Le ultime statistiche sono rassicuranti. L'Italia si riconferma un modello per tutto il mondo. Ma questo governo non opera con il favore delle tenebre. Noi parliamo con il nostro popolo, con trasparenza e chiarezza. Riapriremo dunque con tanto slancio e ottimismo tutte le attività produttive inutili. Dopodiché, con un gran progetto economico basato sui vostri contributi, doneremo incentivi economici ai ceti più abbienti del nostro paese, così che i ricchi, diventati ancora più ricchi, riprenderanno a consumare senza preoccupazioni, sostenendo così il sistema. Ai poveri non daremo un cazzo, in modo che estinguendosi non peseranno più sullo Stato.